Ciao ragazzi, benvenuti in questo video della TuttoTech. Oggi vi farò vedere due metodi per poter ripristinare il vostro dispositivo. Nel primo caso andremo a ripristinarlo perché magari si è bloccato, si è, passatemi il termine, impallato o comunque non risponde più in maniera funzionale alle vostre domande. E nell'altro caso invece andremo ad annullare la registrazione del vostro eco nel caso in cui vogliate rifare la procedura oppure andare a venderlo o a regalarlo a un amico o un parente. Abbiamo acceso il nostro eco. Per prima cosa, per far partire il reset, vi basterà tenere premuto per circa 10-15 secondi il tasto azione. Modalità di configurazione attiva. Segui le istruzioni nell'app Alexa. Si illuminerà l'anello arancione e a questo punto ci spostiamo sull'applicazione e vi faccio vedere. Entriamo nell'app del nostro dispositivo vocale, andiamo in dispositivi ed ecco che compare il pop-up che ci dice che si può fare accetta e continua e ci penserà in automatico a tutto lui. Quindi andiamo a fare accetta e continua. Viene fatta la ricerca del nuovo Wi-Fi o del Wi-Fi e dopo poco il dispositivo verrà connesso. Il tuo eco è pronto. Ecco fatto. Vedete che compare la possibilità di modificare nuovamente il Wi-Fi, ma a noi va bene questo che compare. Facciamo continua, ci dà una spiegazione di quello che è il dispositivo, facciamo continua. Qui ci chiede la lingua, naturalmente lasciamo italiano, per comodità chiede, diciamo che lo posizioniamo in camera da letto, gli diamo l'indirizzo corretto e abbiamo finito. Il dispositivo è pronto per essere utilizzato. Questo era il primo reset per poter far sì che venga ripristinato e quindi si riavvii. Ma se noi vogliamo andare a cancellare il nostro dispositivo dai dispositivi presenti nell'applicazione, entriamo nelle impostazioni e ci basterà andare a cliccare sulla voce annulla la registrazione. Qui compare l'indicazione che una volta fatta questa operazione il vostro dispositivo non sarà più connesso al vostro account, quindi fate un reset, fate questa operazione e il vostro eco è libero di essere ceduto ad un'altra persona. Spero che questo video risponda a quelle persone che mi chiedevano come poter ripristinare il prodotto, oppure qualcuno mi ha anche chiesto: non utilizzo più questo perché mi è stato regalato un doppione, come faccio a? Adesso avete la possibilità sia di ripristinarlo sia di poterlo vendere ad una terza persona. Il video si conclude qui, spero che vi sia stato utile e ci vediamo al prossimo. Ciao ragazzi!